Per rispondere alla domanda, dico subito che magari ti stupirò perché non te l'ho mai detto, che la mia prima opzione post liceo non era giurisprudenza. Io avevo in mente di andare a studiare geologia, quindi la mia prima opzione era stata geologia. Poi non vi racconto come è andata a finire e come mai sono finito a giurisprudenza, perché no, usciremo dall'argomento. Si vede che c'è anche il destino, è così. Però i temi scientifici mi hanno sempre appassionato. Io sono cresciuto a pane e inserti di Epoca. Qualcuno se la ricorderà, la rivista Epoca. Faceva degli inserti curati da un famoso fotografo e giornalista, di cui adesso non ricordo il nome. L'abbiamo anche invitato a parlare a Cevo, perché ha scritto anche un libro sugli schiavi di Hitler. Non so se è ancora vivo, e questo giornalista curava dei servizi sulle le ricerche della NASA, sugli Sputnik, sui centri di lancio dei missili che dovevano colonizzare lo spazio, la Luna, Marte, sulle ricerche sul laser, che allora era ancora una fantasia, e tutte queste cose. Quindi io sono cresciuto con pane e Epoca, ma anche con pane e science. Perché pur non capendo niente dell'inglese, mio papà era abbonato o forse faceva arrivare a casa la rivista Science, che oggi c'è anche nella versione italiana, e io almeno le figure le guardavo, no? E poi ogni tanto gli chiedevo che cosa voleva dire questa parola, cosa voleva dire quella. E sono sempre stato affascinato dalle tematiche scientifiche, e forse ecco, la mia seconda vita poteva essere quella, volevo fare l'astronauta, si direbbe dai bambini cosa vogliono fare? L'astronauta, il grande chirurgo. Di solito è difficile che un bambino voglia fare l'avvocato, no, no. Ecco, cioè, però l'astronauta sì. Ecco, allora, poi è venuta una valanga di letteratura di tipo fantascientifico, che si è tradotta nella cinematografia, perché fin tanto che è rimasta nell'ambito librario è stata misconosciuta. Penso a Philip Dick, penso anche ad Asimov stesso, no? E che pure era già conosciuto, e penso a tanti altri autori, adesso Clark e altri ancora. Penso a Urania, c'era la rivista Urania, no? E che si è tradotto poi nel momento cinematografico in un strumento di approccio di massa. E allora abbiamo avuto Blade Runner, abbiamo avuto Matrix, abbiamo avuto Ex Machina, abbiamo avuto una infinità di film che hanno volgarizzato, che hanno reso di accessibilità estrema la tematica. E quindi questa passione che mi ha sempre ispirato nel campo della conoscenza parascientifica, diciamo, più che scientifica, e si è tradotta negli ultimi 3 anni nel desiderio di prendere per i capelli il problema della intelligenza artificiale e delle tecnologie, biotecnologie, eccetera. Quindi ho letto parecchio, adesso non voglio qui vantarmi, perché naturalmente non sono uno studioso, non sono uno scienziato, però ho letto parecchio. Ieri sera a Claudio ho fatto vedere il pacco delle cose, sono degli articoli, non comprendevo i libri. Ho letto parecchio perché questa questione mi inquieta, questa che Claudio ha raccontato molto brevemente. Allora, il libro parla, il romanzo, questo è un romanzo, perché io ho voglia di scrivere di storie parallele, cioè mi immedesimo nei personaggi. Diciamo che ho già una mia second life, una seconda vita in cui riesco di volta in volta a immedesimarmi in questi personaggi, anche in un personaggio positivo, ma anche nel personaggio negativo di cui vedo la sfaccettatura e cerco di raccontarla. Allora, il romanzo parla di un'umanità sconfitta, non vi dirò il finale, ma di una umanità sconfitta, e quindi di un'umanità disavveduta o sprovveduta, potremmo dire, ma disavveduta mi piace di più. Cioè un'umanità che sapeva a cosa stava andando incontro e ciò nonostante non ha voluto, e ciò nonostante ha continuato ad andare in quella direzione, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista della sublimazione di se stessa. Allora, quando parliamo ad esempio di robot, ci immaginiamo quegli scatoloni di latta più o meno
che fanno impressione, ci fanno un po' sorridere, diciamo, tanto quelli lì. No, ma il problema non è questo, è che con le biotecnologie si sta arrivando a una fusion, a una fusione, sempre di più noi avremo a che fare con esseri bionici, bionici composti di parti meccaniche, di parti elettroniche e di parti biologiche. E si stanno elaborando nuovi esseri che al momento sono dei piccoli esseri quasi microscopici per iniettarli all'interno del nostro organismo per andare a combattere delle malattie senza sapere quali saranno le conseguenze di queste cose. E quindi noi avremo a che fare con una transumanità. Ci sono dei libri degli studiosi che parlano di transumanesimo. E in America, negli Stati Uniti, sappiamo che è il luogo di tutte le perversioni possibili dal punto di vista scientifico, stanno non solo conservando nell'azoto liquido le teste o i corpi interi di quelli che sperano poi di farsi resuscitare nel momento in cui saranno trovate le cure per determinate malattie, ma stanno lavorando, studiando per clonare interamente il cervello delle persone, ma non per fare i cloni che ci immaginiamo noi, cioè tanti piccoli esseri di razza ariana come aveva in mente Hitler, ma per trasferire la personalità delle persone su supporti magnetici che quindi saranno eterni. Non saranno più la personalità, l'intelligenza, la memoria e tutto il vissuto non sarà più legato alla durata biologica della nostra vita. Queste cose uno dice, ma vabbè, ma sono folli, sono pazzie, no? Non funzioneranno, sono destinate a non funzionare. E vabbè, questa è l'umanità disavveduta o sprovveduta che non pensa a questo. E d'altra parte, vi sarà capitato di sentire che per fare i viaggi interspaziali, cioè tra un pianeta e l'altro, la Luna, Marte, Venere, che ormai dicono siamo qua a portata di mano, 2030, 2035, no? La colonizzazione, e stanno già lavorando alacremente, cioè il corpo umano è troppo fragile, è troppo soggetto a questioni, a limitazioni di tipo della pressione sanguigna, della disabilitazione ossea e quindi dell'osteoporosi, tutte queste cose. Mentre invece i robot, oppure esseri misti, avranno più chance di poter reggere in questa direzione. E allora, e qui finisco la risposta su questa prima domanda, ecco che nel romanzo non si affacciano solo robot e umani, perché di questo c'è già un'infinità di film, di libri che ne parlano, e si affacciano gli ibridi, anche di questo non sono l'antesignano, però gli ibridi. Il futuro dell'umanità, e questa è la domanda, sarà l'ibridazione? C'è un ibrido che compare nella storia del romanzo, 4B cancelletto, no? Che è piaciuto molto a Vittorio perché se lo pronuncio 4B cancelletto, no? 4B cancelletto è una sigla, perché ha una macchina, volgarmente detta, e si danno le sigle, no? 4B cancelletto è un ibrido che però, come anche è stato per gli umani, a un certo punto esce dai binari, sclera, no? E capisce che gli stessi ibridi, le stesse macchine, se vogliono avere un futuro in un mondo, in un universo completamente cambiato, dovranno avere una risorsa che alle macchine e che alla materialità non appartiene. E questa risorsa è lo spirito. Allora, che venga un materialista storico come me a parlarvi dello spirito è quasi un controsenso, però cioè, lo spirito nel senso di ciò che è stato emulsionato dalla specie umana e da nessuna altra specie vivente su questa terra, che è l'amore. Allora, detto così, sembra che andiamo a finire nel feuilleton, cioè così parliamo di cose un po' da romanzo di Liala. No, cioè l'amore, l'empatia, per usare una parola più efficace, è ciò che alle macchine probabilmente non riuscirà di acquisire. E allora le macchine sentiranno questa invidia, come un'altra invidia che qui adesso non voglio dire, no? Cioè anche le macchine subiranno e sentiranno l'invidia per l'empatia o per l'amore, perché questa empatia non è solo uno stato d'animo,
ma è una energia. E questa energia da dove viene? Lo scoprirete solo vivendo, diceva la canzone, invece vi dico lo scoprirete solo leggendo il romanzo, no? E questa energia potrebbe essere il vantaggio, la chiave di volta per un'umanità arrivata un po' alla frutta, come abbiamo detto prima.